Intercultura, tradizioni differenti che si fondono per diventare una festa che celebra i popoli di tutto il mondo. Colorati disegni, cibi e tanto divertimento per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto che nell'androne del Plesso Angeli hanno cantato, ballato e divertito genitori e insegnanti. Odori, sapori, profumi del mondo e tutto questo per diffondere il seme della conoscenza e dell'arricchimento del diverso. È un tentativo, abbiamo anche come obiettivo quello di unire tutte le famiglie di 18 etnie presenti nel nostro istituto comprensivo e vogliamo cercare di far capire che insieme si può fare di più e insieme si può fare meglio. Questo è ormai non più una sperimentazione, ma un fatto, perché dopo la terza edizione, la prima l'abbiamo dedicata alle tradizioni, il secondo ai costumi, agli usi e costumi e oggi al cibo e allo sport, sono proprio degli elementi che uniscono tutti i popoli, perché tutti i popoli hanno bisogno di queste cose. E questo si può fare in Letizia, con festosità e anche con un po' di didattica, perché è chiaro che le insegnanti hanno preparato per quasi tutto l'anno queste attività, che sono attività anche laboratoriali. Questi sono i lavori realizzati dai ragazzi del Plesso San Giusto, hanno realizzato dei lamierini con la tecnica sbalzo, sul rame, i soggetti variano dalla frutta ai soggetti tipici del paesaggio nisseno, hanno realizzato anche delle pietre colorate, dei fermacarti, della frutta martorana realizzata con dei sassi colorati. Insomma, i ragazzi si sono impegnati, l'attività l'abbiamo chiamata Laboratorio di Arti Creative. È stata molto seguita dai ragazzi sia durante le lezioni curriculari che anche durante i pomeriggi delle lezioni extracurriculari come progetto. Stiamo realizzando dei lavori per contribuire comunque a questa giornata in cui è chiaro che il tema principale è la diversità culturale, quindi tutte le nazioni. E noi attraverso le materie che più studiamo nel nostro istituto, che sono plastico e pittorico, abbiamo deciso di dare anche noi, con le nostre ispirazioni e con le nostre idee, il nostro contributo. Promuovere la cultura della pace, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani è stata inoltre una delle tante iniziative portate avanti dalle associazioni presenti per l'occasione con i loro stand informativi. I bambini hanno risposto in maniera, diciamo, alcuni più interessati, altri magari non hanno capito bene di cosa si trattasse, però hanno fatto delle domande molto semplici, ma molto, diciamo, difficili anche da trovare una risposta, perché nella loro ingenuità comunque sono molto più sensibili degli adulti, sicuramente.